essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, costruisci e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Salve a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Beh, oggi ragazzi lo facciamo insieme a un ospite d'eccezione, così come faccio spesso, condivido qui all'interno del podcast gli estratti belli corposi, così mi piace chiamarli a me, delle interviste più, diciamo, più ampie e complete che trovi invece all'interno del canale Telegram delle menti libere che faccio ogni venerdì. Infatti hai la possibilità, se sei iscritto a questo canale segreto privato su Telegram, hai la possibilità, dicevo, di unirti e interagire durante le dirette live che faccio appunto su Liberamente Live ogni venerdì con un ospite diverso. E questo venerdì, mi pare un paio di venerdì fa, ho avuto il piacere di intervistare una psicologa, psicoterapeuta all'indirizzo breve strategica. Sto parlando di Erika Badalassi. Erika non è soltanto una psicoterapeuta, ma è anche una grandissima divulgatrice sul web di temi legati alla psicologia e alla crescita personale, e ho sentito veramente a un certo punto il desiderio impellente di portarla all'interno di Liberamente Live e poterci fare una chiacchierata su un tema che spesso e volentieri ci si mette un po', ecco, un po' come bastoni fra le ruote, no? Sto parlando dell'intelligenza emotiva, delle nostre emozioni, della relazione che abbiamo tante volte con le nostre emozioni. Ecco, quindi in questo episodio troverai tutta una serie di stimoli, spero, di ispirazioni, di risposte a domande importanti che spesso e volentieri ci facciamo. Che cos'è prima di tutto l'intelligenza emotiva? Perché è così importante conoscerla e capirla? Che cosa significa gestire veramente le nostre emozioni? Qual è la logica che seguono le emozioni che tante volte ci sfugge? Ecco, insieme ad Erika Badalassi in questo episodio cercheremo di rispondere a queste domande. Quindi non vi spoilerò altro, vi lascio in compagnia di Erika. Noi ci ascoltiamo ovviamente al termine di questo estratto dell'intervista con Erika e ragazzi, buon ascolto a tutti e a più tardi. Allora Erika, cominciamo proprio dalla base, ok? Cos'è l'intelligenza emotiva? Perché se ne parla tanto, no? In qualche maniera è importante fare un po' di ordine, ci sono tanti manuali, no? A partire proprio da quello di Daniel Goleman, che poi ha fatto partire un filone infinito di, sì, esatto, dico, su questo tema, però ecco, noi viviamo un po' in un'epoca storica dove tutto è manualizzabile e da manualizzare, no? In qualche maniera, però poi alla fine, stringendo, c'è tanta confusione. Ti volevo chiedere quindi, cos'è l'intelligenza emotiva e perché è così importante secondo te? Allora, come hai giustamente detto, è un concetto molto ampio, è un insieme di abilità, come ad esempio la capacità di motivare se stessi, la capacità di persistere in un obiettivo nonostante la frustrazione, la capacità di modulare, di gestire le emozioni come la paura, la rabbia, il dolore, il piacere, evitando che queste ci travolgano, quindi evitando di restarne vittima, la capacità di essere empatici e di leggere, tra virgolette, le emozioni degli altri e di saperli trattare, e questo implica anche una certa flessibilità mentale. È un insieme di abilità che vanno a definire l'intelligenza emotiva, che sembra essere ciò che accomuna ogni persona, ogni relazione, ogni team, ogni famiglia, ogni sistema che funziona. Una volta si credeva che il quoziente intellettivo fosse
legato al successo che la persona avrebbe avuto nella vita. Invece oggi sappiamo che il quoziente intellettivo non è uno strumento efficace nel prevedere quali persone avranno successo e quali no, dove per successo intendo la capacità di far succedere quello che noi desideriamo nella nostra vita, quindi la capacità di affinare la nostra capacità di far star bene noi stessi. Mentre ad oggi, insomma, siamo sempre più consapevoli del fatto che l'intelligenza emotiva sia è anche una tra le soft skills più richieste dalle aziende, perché implica il saper lavorare in team, il saper non far prevalere le emozioni negative su quelle positive, è un'intelligenza strategica. L'intelligenza emotiva è quello che ci permette di instaurare una relazione funzionale e sana con noi stessi, con la nostra parte prevalente, che è quella emotiva. Noi siamo esseri emotivi più che esseri pensanti, e relazionale con gli altri. Quindi è essenziale, sempre più importante. Ormai riconosciamo scientificamente, la comunità scientifica ha riconosciuto, no, l'importanza delle emozioni nella nostra vita. Basti pensare che l'80% delle attività umane avviene al di sotto del livello della coscienza. Noi si crede di essere, crediamo di essere esseri razionali, di poter controllare tutto, ma la verità è che la maggior parte delle nostre attività, delle nostre decisioni, delle nostre scelte, noi le facciamo sulla base della nostra emotività. Noi non scegliamo il partner sulla base di un calcolo razionale, non scegliamo neanche magari l'ambito lavorativo sulla base di un calcolo razionale. Quindi anche proprio quegli ambiti di vita che sembrano più freddi e calcolati, matematici, in verità la maggior parte delle scelte vengono fatte da un punto di vista emotivo, poi razionale. Certo, dici proprio bene, condivido pienamente sull'importanza e il ruolo che hanno le emozioni, no? E che siamo molto più esseri emotivi che cognitivi, no? Mi dovrebbe dire. Solo che, no, come dicevamo anche un po' così all'inizio, no? Diciamo un po' l'epoca in cui viviamo predilige un po' di più l'aspetto cognitivo, no? Dobbiamo, anche se pensi proprio, no, al termine, no? Gestione delle emozioni, no? Allora, ti volevo chiedere che cosa significa saper gestire le nostre emozioni e quali sono, diciamo, i significati contaminanti, no? Che tante volte invece rischiamo di confondere e di confonderci. Allora, noi crediamo, siccome siamo stati molto bravi, no, a controllare, noi abbiamo controllato e manipolato il nostro ambiente, di poter controllare anche le nostre emozioni, i nostri pensieri. La verità è che sì, siamo bravi a controllare, ma c'è una cosa che proprio non possiamo controllare con la razionalità, e quella cosa siamo proprio noi stessi, quindi le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Se noi vogliamo iniziare a dialogare con noi stessi in un modo sano e funzionale, dobbiamo iniziare ad utilizzare una logica che non è la logica della razionalità, ma è una logica non ordinaria, che è quella delle emozioni, perché le emozioni hanno una logica, ma non è razionale, è non ordinaria. Per cui dobbiamo imparare a dialogare con quel qualcosa che non sappiamo definire a livello razionale, utilizzando la stessa logica non ordinaria delle emozioni. Già Pascal aveva detto l'ultimo passo della ragione è comprendere che ci sono un'infinità di cose che la superano. Allora, la razionalità dovrebbe sapersi fermare laddove entra in un ambito a contatto con fenomeni su cui non può agire. La maggior parte dei problemi psicologici deriva infatti dalla razionalità che mette lo zampino laddove non dovrebbe, no? La razionalità che cerca di controllare i pensieri, e da lì tutta quella serie di disturbi ossessivi, fobico-ossessivi, la razionalità che cerca di controllare la paura, che cerca di controllare il piacere, che cerca di controllare il dolore, la rabbia. Certo. La maggior parte dei problemi derivano proprio dallo zampino della razionalità, no? Che fa casino. Sì, quasi, no? Una sorta di delirio di emozioni attraverso il pensiero possiamo gestire e controllare tutto,
no? Comprese anche le emozioni, ma mi arriva, no, che le emozioni in qualche maniera non si lasciano controllare facilmente ed hanno una logica differente rispetto alla nostra razionalità. Qual è la logica delle emozioni, quindi? La logica delle emozioni molto spesso è paradossale, molto spesso è contraddittoria. Tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di cercare di controllare un'emozione con la razionalità e abbiamo visto quanto sia fallimentare. Ad esempio, facciamo l'esempio sull'emozione del piacere, per esempio. Razionalmente voglio mettermi a dieta, ma uno, nel momento stesso in cui mi metto a dieta ed elimino, quindi elimino dalla mia alimentazione certi alimenti, immediatamente inizio a desiderarli e più cerco di controllarmi, più alla fine non c'è niente da fare, perdo il controllo e mi abbuffo, per poi tornare a dieta e poi è una lotta, no? Tra la razionalità e l'emotività. Oppure la rabbia, a tutti noi ci è capitato di sentirci dire stai calmo, non ti arrabbiare, e più una persona ci dice non ti arrabbiare, più noi ci arrabbiamo. Oppure il fidanzato ti tradisce, tu razionalmente pensi che dovresti mandarlo a quel paese, ma poi emotivamente non ce la fai e gli dai un'altra possibilità. Quindi tutti noi abbiamo fatto esperienza di questo, di quanto la razionalità non sia assolutamente efficace nel controllare le emozioni, così come i pensieri, no? I pensieri è lo stesso, il pensiero vorrebbe controllare il pensiero stesso. L'illusione che noi possiamo, come dire, perché lo scegliamo, non pensare a qualcosa a cui non ci piace pensare, è assolutamente destinata ad essere disillusa, no? Perché pensare di non pensare è già pensare. Certo. Quindi allora, finisco per pensare subito. Di più. Interagisco subito con Rodolfo che ti fa questa domanda, Erika, come si può sviluppare l'intelligenza emotiva? Allora, sicuramente formandosi, quindi innanzitutto sapere con che cosa abbiamo a che fare, quindi quali sono queste dinamiche emotive, a che cosa servono queste emozioni, perché noi abbiamo un po' l'idea che le emozioni siano qualcosa di primitivo, bestiale, che ci conduce alla follia, no? Mentre invece le emozioni sono quelle che ci salvano la vita, sono quelle che ci hanno permesso di essere dove siamo. Quindi dobbiamo rivalutarle un po', no? Se noi nasciamo con le emozioni, con queste, noi nasciamo dotati di una serie di emozioni, no? Come la paura, la rabbia, il dolore, il piacere. Ecco, queste emozioni nascono con noi, crescono con noi. Ci sarà un motivo, ci sarà un'utilità. È un'utilità veramente di sopravvivenza, oltre che poi di benessere psicologico. Quindi, innanzitutto, maneggiare un po' l'argomento di cui stiamo parlando. Poi, attraverso l'esperienza, come dire, se mi rendo conto che la razionalità non è uno strumento efficace per manipolare le emozioni, anzi, è il contrario. È il contrario, perché l'emotività è molto più forte della razionalità. Allora dovrò iniziare a dubitare dello strumento stesso e quindi iniziare ad usarlo laddove effettivamente io possa avere un controllo e iniziare a parlare di più il linguaggio delle emozioni. Certo, questa intelligenza emotiva non è una cosa che si sviluppa una volta e una volta che l'hai sviluppata ce l'hai e te la porti dietro per tutta la vita, è un processo. È un processo. Sicuramente, dal mio punto di vista, è importante sviluppare la flessibilità mentale. Quindi imparare, come dire, a saltare da un punto di vista all'altro, quindi non irrigidirci in una visione della realtà, ma imparare, come dire, che noi possiamo avere tante visioni. Quante persone esistono, no? Per cui noi possiamo costruirci qualunque visione della realtà, relazionarci con gli altri cercando di adottare
le lenti dell'altro. Questo ci permette di allenare la nostra flessibilità mentale e quindi prendere meno sul serio la razionalità e lasciar fluire più liberamente le emozioni. Ottimo, ottimo, ottimo. C'è Rocco che ti chiede che differenza c'è tra l'intelligenza emotiva e la resilienza. Beh, sono sicuramente due concetti legati, però ecco, la resilienza è la capacità di far fronte agli eventi, mentre l'intelligenza emotiva comprende tutte quelle abilità di cui abbiamo parlato adesso, per cui sicuramente l'intelligenza emotiva permette alla persona di essere anche più resiliente, perché la gestione delle emozioni fa sì che io sappia far fronte anche agli eventi negativi in un modo più funzionale e quindi sappia, come dire, non abbattermi, non far prevalere le emozioni distruttive o disfunzionali. Sono due concetti che si vanno a integrare. Beh, certo. Sì, certo. Sì, 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 sì. Come si può, dice, aspetta un secondo, Lavinia, come si può non farsi travolgere dall'emotività se le hai molto sviluppate? Diciamo, credo alcuni aspetti emotivi, se sono particolarmente presenti in noi, come ci si può proteggere e non lasciarsi travolgere? Penso per esempio magari da quello che può essere un momento di paura. Come si può gestire la paura? Ora, c'è un po' questa credenza per cui ci sono delle persone che sono molto emotive e quindi sono molto sensibili, come faccio? E quindi sono più facilmente travolte dalle emozioni, però in realtà molto emotivo non è altro che un'incapacità di gestire le emozioni. Le emozioni non sono negative di per sé o disfunzionali di per sé, mai. È sempre il nostro modo di relazionarci alle emozioni che crea problemi, non sono mai le emozioni in sé. Quindi come non farsi travolgere dalle emozioni? Dipende dall'emozione. Noi dovremmo imparare a trattare le emozioni che proviamo, ciascuna con una strategia tra virgolette diversa. Ecco che qui mi ricollego al discorso che facevo prima rispetto alla flessibilità mentale. Se qualcosa non funziona, io non mi irrigidisco nel tentativo di risolvere una certa difficoltà con quello strumento, ma cambio strumento. Questo intendevo con flessibilità mentale. Quindi, ad esempio, nel caso della paura, la maggior parte delle persone che si trovano in un momento di paura, cosa fa? Cerca razionalmente di calmarsi, cerca razionalmente di ridurre la paura. La propria mente cerca di controllare le proprie sensazioni fisiche e psicologiche, per cui cerca di autoconvincersi, cerca di dire no, ma non c'è niente di cui aver paura, stai tranquilla, respira, calmati, oppure non ci pensare, distraiti. E chiaramente tutte queste cose non funzionano, non solo non funzionano, ma sono proprio quelle strategie che mandano in tilt poi la persona, perché questo eccessivo controllo finisce poi per far perdere il controllo. Quindi nel caso, per esempio, della paura, come dovremmo fare? Dovremmo imparare a allinearci con essa, non combattere contro la paura cercando di scacciarla, ma allinearci con essa e anzi, al contrario, intenzionalmente, deliberatamente cercare di alimentare la paura, perché abbiamo visto che nel momento in cui io cerco di portare la paura all'eccesso, la paura nei suoi eccessi si annulla. Quindi è una tecnica un po' controintuitiva, ma perché appunto, come dicevo prima, bisogna imparare a ragionare non in termini logici e razionali, perché le emozioni non funzionano secondo quelle logiche, ma iniziare a ragionare secondo le logiche appunto delle emozioni. Nel caso della paura, la paura più cerchiamo di ridurla più aumenta, più cerchiamo di aumentarla più si riduce. Prendiamo ad esempio un uomo, no? che a letto con una donna cerca di far di tutto per non provare quelle sensazioni che poi lo porterebbero all'orgasmo prima di quando vorrebbe. Più questa persona cerca di ridurre, di inibire le proprie sensazioni di piacere, e più inevitabilmente finisce per provocarsele. Mm-hmm.
Sì, questo aspetto controintuitivo è molto interessante, no? Infatti c'è Eugenio anche che apre un po' la tematica, ci chiede un po' un confronto, dice troppa intelligenza emotiva secondo me potrebbe bloccare la razionalità che bisogna avere e saper gestire in molte situazioni. Che cosa ne pensate? Ecco, no? Troppa intelligenza emotiva, cos'è che Eugenio in qualche maniera sta portando all'attenzione, che troppa intelligenza emotiva fa male, Erika, è così? Perché ci ottunde la razionalità? Questo è un po' un ragionamento figlio dell'idea, no? Per cui l'emotività è qualcosa di bestiale, che ci allontana dal nostro essere umani. Però è esattamente il contrario, esattamente il contrario. Poi non ci dobbiamo preoccupare, la razionalità, non c'è il rischio che venga spenta. Anzi, il problema è che ci piace pensare che la razionalità sia qualcosa che ci fa funzionare meglio, ma in realtà la razionalità umana è molto più fiacca di quanto ci piaccia credere. Alla fine l'etichetta Homo sapiens ce la siamo messi da soli, non è che ce l'ha messa qualcun altro, no? Che cioè, questi sono proprio uomini intelligenti razionalmente, ce la siamo messi da soli perché noi stessi abbiamo dato alla razionalità il potere supremo, no? Ma la verità è che non è così, non c'è il rischio che la nostra razionalità si spenga, anzi dobbiamo riconoscere che l'emotività è una parte così importante nella nostra vita, altrimenti finiamo per subirla, per diventarne vittime. Sì, credo proprio che sia importante quello che dicevi, anche perché mi appoggio a quello che lo stimolo di Eugenio, no? Dove c'è effettivamente da decontaminare, secondo me, ancora un po' il concetto di intelligenza emotiva, no? Perché è vero che, come dici tu, no? Siamo pieni di questi messaggi che spesso arrivano dove appunto l'emozione è qualcosa che ci rende più vulnerabili, no? Dove è un luogo dentro di noi dove siamo poco protetti, no? Dove come un qualche cosa che vada oltre le nostre difese, no? Per cui è importante proteggersi. Allora, l'intelligenza emotiva, no? La persona che ha insomma sta sviluppando questo aspetto della propria mente, insomma, quali sono le caratteristiche che possiede? Cioè, cosa fa una persona con un alto quoziente di intelligenza emotiva? Cioè, come lo riconosciamo una persona che ha questa competenza psicologica? Beh, ora, questa è una domandona, questa è una domandona, però non so farti l'identikit della persona che ha un'intelligenza emotiva, per cui guardi uno, vedi che si comporta e ha l'intelligenza, e quindi si possa dire che abbia un'intelligenza emotiva sviluppata, però sicuramente una persona che si accetta, che sta bene con se stessa, che non viene travolta dall'emotività, mentre che è poi proprio l'opposto di quello che si crede che avere un'intelligenza emotiva sviluppata sia un, come dire, lasciarsi andare alle emozioni senza razionalità, ma non è così, è proprio esattamente il contrario. Significa gestire, se vogliamo usare questo termine, che anche a me non mi piace molto, perché rimanda un po' alla razionalità, però significa non farsi travolgere dalle emozioni, ma accettarle e saperle guardare in faccia, saperne assecondare il flusso talvolta, per cui non far sì che diventino qualcosa di disfunzionale. Se talvolta le emozioni sono disfunzionali è perché noi con la razionalità tentiamo di combatterle. Sì. Che ruolo ha, diciamo, la nostra famiglia d'origine sul nostro modo poi di vivere le emozioni nella vita adulta e anche in relazione magari con gli altri? Beh, allora, sicuramente la famiglia di origine ha un ruolo importante per tutti noi, nel senso che noi da bambini vediamo noi stessi attraverso gli occhi dei nostri genitori, no? Per cui, come dice Galimberti, no? L'identità è un dono sociale e quindi inizialmente appunto ci viene proprio data dai nostri genitori. Io capisco chi sono in base a come i miei genitori mi trattano, mi guardano, no? Per cui
è in quel momento che io inizio a sviluppare tutta una sorta di visione del mondo, e quindi la visione del mondo, la percezione del mondo implica quello che io penso, quello che io sento, e poi anche come io mi comporto, come io reagisco a questa mia percezione del mondo. Però, ripeto, al di là delle emozioni che uno possa provare, noi appunto siamo dotati di alcune emozioni primarie, poi abbiamo una vasta gamma di emozioni e di sfumature, no? Non sono mai quelle ad essere un problema, quanto il nostro modo di relazionarsi a queste emozioni. L'intelligenza emotiva, allora, l'intelligenza emotiva sicuramente, se abbiamo dei genitori che ci danno il buon esempio, possiamo svilupparla già fin da piccoli e poi continuare nella vita adulta, no? Ovvero se abbiamo dei genitori che parlano delle loro emozioni, cioè quindi parlano di come si sentono, parlano anche delle emozioni spiacevoli come il dolore, come la rabbia. Io bambino capisco che prima di tutto sono cose di cui si può parlare, quindi si possono accettare, che non mi fanno paura perché non sono pericolose, appunto se ne può parlare, non ci travolgono, no? E quindi già qui inizierò ad avere un rapporto con le emozioni che sia un rapporto funzionale. Quindi un genitore che parla delle proprie emozioni, che non le nasconde, temendo che se mi mostro arrabbiato allora questo avrà degli effetti negativi sul bambino, mentre la rabbia è un'emozione normale, sana, funzionale, utile. Quindi il problema è che se io gliela nascondo, quando questo bambino si sentirà arrabbiato non saprà che farci e si sentirà anche Certo. pure un po' sbagliato, no? Quindi Certo. sicuramente la capacità di gestione delle emozioni da parte degli adulti insegna, no, se vogliamo, al bambino come rapportarsi con le emozioni. Sì, fa proprio da modellamento, no? E Certo, sì. quel modellamento, quell'imprinting emotivo, poi rischiamo di portare, ah no, rischiamo, è così, ce lo portiamo anche nella nostra vita adulta, no? È per questo che poi diventa importante allenare la nostra competenza emotiva, per imparare a separarci dal modello che ci è stato dato per poi individuarci in un modello tutto nostro, no? Bravo, Diceva sì, anche esatto. Valentina, dice, fa una domanda interessante: cosa si può fare quando ci si fa travolgere dalle emozioni degli altri? Cioè, cosa significa questo? Perché tante volte facciamo questa esperienza di sentirci travolti nell'emotività dell'altro? Perché accade e cosa possiamo fare? Beh, allora, questa viene spesso confusa con l'empatia. No? Quindi qualcuno mi parla del proprio vissuto e io, come dire, ne vengo travolto, però non ha molto a che vedere con l'empatia, nel senso che l'empatia implica che io, come dire, riesca a vedere e a sentire il mondo attraverso le lenti dell'altro, il che significa che io posso anche avvicinarmi a comprendere come l'altro vede il mondo, come l'altro vede quella situazione senza esserne minimamente toccato. No? Cioè io Sì. posso parlare con una persona, ho parlato pochi giorni fa, no? Che spesso l'empatia viene confusa con simpatia. Simpatia è tutte le volte in cui io mi dispiaccio per l'altro, dico, ah, caspita, hai perso un familiare, mi dispiace tantissimo, magari mi viene anche da piangere, magari inizio a pensare, oddio, cosa succede, chissà come si sente, si sentirà così, così, così. Cioè questo non è altro che un proiettare il proprio vissuto sull'altro. È un, come dire, è anche un ritenere che di fronte ad una situazione come questa si debba provare quello che proveresti tu, no? Quindi è un proiettare, non è un vedere, comprendere il vissuto dell'altro rispetto alla situazione che sta vivendo. Quindi, prima di tutto, capire che le emozioni degli altri bisognerebbe comprenderle. E spesso invece si dà per scontato che provino quello che noi proveremmo in quella situazione. E poi dobbiamo avere dei confini, nel senso che se, come dire, mi faccio travolgere
dall'emotività dell'altro, quindi qualcuno sta male, so che soffre e io soffro così tanto dal punto da invalidare la mia vita, beh, perché succede questo? E bisognerebbe capire, proprio a livello soggettivo perché succede questo. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e io sono convinto che insomma la chiacchierata con Erika ti abbia dato degli spunti interessanti, ecco, quantomeno lo spero e se puoi diciamo, approfondire il tema e ascoltare tutta l'intervista integrale la trovi non soltanto sul mio canale YouTube ma anche all'interno del canale Telegram delle Menti Libere per tutto il mese di dicembre, quindi se stai ascoltando l'episodio in data di pubblicazione fino a 31 dicembre 2020 tutte le interviste di quest'ultimo palinsesto le trovi caricate in maniera totalmente gratuita, dopodiché passeranno al piano a pagamento già dal 1 gennaio 2021, il piano a pagamento. Dici Matteo, oh mio Dio, di quanto si tratta? Quanto costano queste interviste? Quanto ci fai spendere? Ragazzi, non vi faccio spendere praticamente nulla perché trovate tutto all'interno del link che trovate nelle note di questo episodio con scritto diventa finanziatore, perché i finanziatori del progetto Liberamente, anche solo con 3 euro al mese, non soltanto supportano praticamente in maniera concreta questo podcast, ma poi si portano a casa tutta una serie di benefit, tra cui anche appunto l'archivio interviste, dove trovate più di 40 ore di intervista di psicologia sulla crescita personale, su questi temi che vengono suggeriti da voi ascoltatori. E quindi, insomma, ragazzi, veramente con niente mi verrebbe da dire, non soltanto sostenete questo podcast se lo amate, se vi dà valore, si aggiunge valore alle vostre giornate, ma vi portate a casa tutta una serie di benefici ulteriori. Ma ecco, sarebbe lungo parlarne qui a coda di questo episodio, quindi mi raccomando, vai nelle note dell'episodio, clicca sul link, diventa finanziatore e scopri come puoi anche tu portarti a casa l'intervista, ma poi sostanzialmente entrare a far parte della famiglia dei finanziatori di questo podcast. Ok, ragazzi, vi mando un grandissimo abbraccio, come sempre vi ringrazio per essere arrivati a questo punto dell'episodio. E vi do appuntamento sempre qui con me al prossimo episodio, sempre su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente. Il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.